Jacopo, cosa ti ha convinto del progetto dell'Academy, del Casentino Academy? Io credo che ci siamo trovati subito d'accordo con tutta la dirigenza del Casentino Academy, hanno sposato subito le mie idee, la mia metodologia e soprattutto ho trovato un ambiente familiare ma con tanta voglia di lavorare bene in modo professionale e di crescere molto. È una società che l'anno scorso ha saputo, come dire, rinnovarsi. Unirsi con altre società sportive che fanno calcio giovanile per crescere. Sicuramente anche questo aspetto mi ha incoraggiato molto a guardare avanti con entusiasmo perché quello che hanno fatto è stata una scelta coraggiosa che poche società hanno il coraggio riescono a fare, unire più società, più realtà, specialmente quando si lavora in piccoli centri o in paesi è sempre molto rischioso, però ecco, guardare avanti e superare questo rischio. Affrontarlo, anzi, con entusiasmo porta sicuramente a realizzare grandi obiettivi. Loro hanno avuto questo coraggio e sicuramente la realtà li sta premiando. I campionati regionali comunque sono sempre delle grandi vetrine per i ragazzi. A questo punto, quali possono essere le aspettative, i programmi e gli obiettivi? Beh, prima di tutto, quello di continuare una crescita di un gruppo che io trovo davvero in grado di continuare, ecco, una crescita che è stata fatta, portata avanti, consolidando l'aspetto umano, l'aspetto calcistico dagli allenatori che mi hanno preceduto. Questa è una cosa direi singolare purtroppo nelle realtà calcistiche perché molto spesso si assiste a degli smembramenti anno per anno dei gruppi, invece questo gruppo che farà appunto i giovanissimi 2005 l'anno che viene è un gruppo ormai consolidato che è cresciuto molto nel tempo e quindi il primo obiettivo è quello di crescere. Naturalmente cercheremo anche di toglierci qualche soddisfazione come sempre, però l'obiettivo è quello di proseguire la crescita anche nello scalino che inevitabilmente affronteremo in questo campionato. Grazie e buon lavoro.